In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Pesaro 2024 chiama ad esprimersi sul futuro le nuove generazioni. Lo fa con il progetto We Youth ed il supporto della Fondazione Wanda di Ferdinando, per un progetto che coinvolgerà più di 200 studenti e studentesse da tutta Italia in 5 tappe, pensate come maratone didattiche di 3 giorni non stop. We Youth è un'associazione under 25 proveniente da tutta Italia di studentesse e studenti che si propone di promuovere un attivismo giovanile e quindi di rendere i giovani consapevoli della società che ci circonda. Come lo fa? Lo fa attraverso l'organizzazione di laboratori basati sulla sfida. Dunque viene posto un problema e i giovani in gruppo devono trovare la soluzione con un po' di intuizione, molta ricerca e anche molta creatività. E noi questi giorni qui a Pesaro e durante l'anno porteremo diversi laboratori sulle tematiche di Pesaro 2024 che sono la natura, la cultura e la tecnologia. Cercheremo di fondere questi tre aspetti per avere delle soluzioni sostenibili ed innovative. I laboratori sono disseminati in tutto l'anno, avremo diverse tappe tra maggio, settembre e fine anno, le restanti ne abbiamo già fatte due. Noi promuoviamo l'evento con le scuole perché chiediamo la partecipazione attiva delle scuole, dunque mandiamo una comunicazione ai dirigenti scolastici, alle segreterie e chiediamo la partecipazione poi attiva dei docenti che devono iscrivere gli studenti al laboratorio. Sì, è un progetto molto interessante, molto articolato, reso possibile anche una volta di più dalla collaborazione con la Fondazione Wanda di Ferdinando, va molto anche nella direzione annunciata anche già nel dossier di candidatura, di creare percorsi di comunità, percorsi ampi, di coinvolgimento in particolare dei giovani, in questo caso per raccogliere delle proposte, dei ragionamenti e dei progetti che verranno valutati proprio in questo periodo, in coinvolgimento attraverso We Youth di tantissime realtà, non solo della provincia ma anche del resto d'Italia, dei diciamo, ragazzi dei livelli delle scuole superiori e che si ritrovano in diversi momenti di confronto, un confronto alla pari fondamentalmente in cui portatori di esperienze raccontano e si confrontano con coetanei, quindi in un accrescimento anche diciamo non per forza frontale ma di scambio vero e proprio e che porta a diverse progettualità che riguardano intanto i filoni che sono anche alla base dell'ispirazione della natura, della cultura, del dossier, quindi di come tenere assieme arte, tecnologia, creatività e sostenibilità nei processi creativi e anche poi nei progetti che riguardano i giovani in generale, in questo caso la possibilità di confrontarsi, di valutare anche e poi diventare anche spunto per l'amministrazione, partire anche dalla nostra, magari per studiarne una messa in pratica. Comprendiamo l'importanza dello studio nello sviluppo della persona e quindi abbiamo deciso di sostenere con fiducia
UE Youth nel suo percorso di presa di consapevolezza delle giovani generazioni sul territorio di Pesaro, perché per noi è importante pensare alla presenza dei giovani in un dialogo intergenerazionale anche nei bureau e nei consigli di amministrazione, nei luoghi importanti, quelli decisionali. E questi giovani che partecipano a questo progetto domani potranno incidere, anzi oggi speriamo, dopo questa esperienza potranno incidere sul nostro territorio. La Fondazione Wanda di Ferdinando ha come obiettivi l'istruzione di qualità e la parità di genere e abbiamo scelto proprio con fiducia di sostenere questa esperienza. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo, troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.